Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci 74. Oggi prepariamo insieme hamburger di patate. Gli hamburger sono un secondo piatto buonissimo. Solitamente sono fatti con la carne, ma oggi li possiamo trovare vegetariani, vegani, vegetali, insomma di tutti i tipi. Oggi li voglio preparare con le patate che quasi sempre abbiamo nella nostra dispensa. Diciamo che può essere anche una di quelle ricettine svuota frigo, perché abbiamo le patate, abbiamo il parmigiano grattugiato, qualche salume, diciamo che può diventare una ricetta salva cena. Ora vi faccio vedere gli ingredienti e come si preparano i buonissimi hamburger di patate. Ecco i nostri ingredienti. Ci occorrono 500 g di patate, 50 g di amido di mais, un uovo, 35 g di parmigiano reggiano grattugiato, 100 g di mortadella, olio extravergine d'oliva e sale. Cominciamo la nostra preparazione andando a bollire le nostre patate. Acqua fredda, accendiamo il gas e lasciamo cuocere fino a che la forchetta non affonda sulle patate, a meno che non vogliamo cuocere le patate in pentola a pressione. A quel punto, da quando sfiata la pentola, lasciamo cuocere dai 10 ai 15 minuti. Le patate sono cotte, sono ancora molto calde, però a noi serve schiacciarle subito, così sarà più facile farlo. Quindi, facendo molta attenzione, togliamo la buccia in questo modo. Quindi una volta sbucciate le patate, quando ancora sono calde, andiamo a schiacciare così con una forchetta. Una volta schiacciate le lasciamo leggermente intiepidire e andiamo a tritare con il coltello la mortadella. Ecco qua, adesso andiamo a tritare la mortadella, che ha un profumo pazzesco. Quindi una volta tritata possiamo mettere la mortadella insieme alle patate. E mixare bene tutto. Aggiungiamo l'olio extravergine a piacere. Ok, adesso aggiungiamo uno oppure due pizzichi di sale. A questo punto aggiungiamo un uovo, mixiamo e poi andiamo ad unire anche l'amido. Una volta aggiunto tutto l'amido, aggiungiamo anche il parmigiano grattugiato. Allora, il nostro composto è pronto,
lo facciamo riposare 10-15 minuti con una pellicola, dopodiché possiamo formare i nostri hamburger. Terminato il riposo possiamo togliere la pellicola e cominciare a fare i nostri hamburger. Per facilitare il lavoro possiamo ungerci un po' le mani oppure anche bagnarle con un po' di acqua. Quindi prendiamo un po' di impasto, facciamo prima una polpettina . La posizioniamo su un vassoio ricoperto di carta da forno e poi lo appiattiamo. E formiamo il nostro primo hamburger. Con queste dosi a me sono venuti 8 hamburger di patate. Siamo pronti quindi per cuocerle, io le cuocerò in una padella antiaderente con un po' d'olio. Eccoci ai fornelli, mettiamo sul fuoco una padella antiaderente, mettiamo anche un filo d'olio che possiamo anche con un po' di carta assorbente da cucina spargere in questo modo, in modo tale che sia la padella ben unta. Quindi una volta che la padella è ben calda possiamo cominciare a cuocere i nostri hamburger. Lasciamo cuocere da tutti i lati, circa 2 minuti, 3 minuti per lato. Ecco qui, gli hamburger di patate sono pronti, sono ancora caldissimi, aspettiamo che si intiepidiscano un pochino e poi facciamo la prova assaggio. Ho guarnito un po' il piatto con un po' di insalata, tra l'altro i nostri hamburger possono essere anche un secondo oppure un contorno a una bella bistecca per esempio. Ora però io vorrei fare una bella prova assaggio, vi faccio vedere innanzitutto come sono morbidi, tenerissimi. Si presentano dentro, sono ancora caldi. Soffiamo un pochino e poi facciamo la prova assaggio. Sono veramente deliziosi, si sciolgono in bocca, c'è questa leggerissima crosticina che dà il parmigiano e poi le patate con la mortadella che dà un gusto ovviamente veramente buono e delizioso, avvolgente direi. Quindi se vi è piaciuta questa bellissima e facilissima ricetta fate un bel like, se non vi siete ancora iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi e attivate anche la campanella di notifica così non vi perdete nessun video. Venitemi anche a trovare sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Non dimenticatevi il mio sito internet che è www.lericetedifranci74.com e mi raccomando non perdetevi il prossimo video. Ciao!